Adesso commentiamo la vittoria del campionato di Lodi con il massimo esponente della società di Lodi, il presidente Vittorio Galli. Allora presidente, una grande gioia le hanno dato i suoi giovani ragazzi. A quello sicuramente, grande gioia, uno, arrivare alle Final Four e come presidente è la prima volta che raggiungo un traguardo, diciamo, ambito. E poi vedere che in queste due partite hanno fatto filotto, nel senso che non hanno perso dall'inizio dei playoff e queste ultime due partite, come dicevo, hanno giocato al massimo, dimostrando ancora una volta che il basket Lodi insegna a giocare ai ragazzi a pallacanestro. Voi siete arrivati a questa Final Four non col ruolo di favoriti, questo aumenta. Tu vai in campo partita per partita, giochi e giochi, basta, e questo è il risultato. I risultati vengono da soli, no? Una grande vittoria arrivata, secondo lei qual è stata o qual è la qualità maggiore del suo gruppo, del suo coach, della sua squadra, della sua società anche? Ma quest'anno c'è stato un mix, perché sono arrivati tre vecchietti che si sono presentati dicendo: noi siamo qui, se volete mettiamo a disposizione la nostra esperienza, il nostro modo di giocare, e il connubio tra vecchi e giovani ha sortito questo effetto. I giovani ascoltano i vecchi e i vecchi, anche se non corrono, con i loro consigli fanno correre gli altri. Sicuramente adesso Lodi c'è grande basket, sia a livello di A dilettanti, e adesso arrivate anche voi a un discreto livello, quindi ritorniamo, ritorniamo. Dopo tre anni di purgatorio torniamo in Serie D, che era la categoria di nostra appartenenza, e ritorniamo e giochiamo la Serie D con questa squadra, con dei ragazzi del nostro vivaio e compagnia bella.